La caratteristica chiave del Chimera Trollbite è l'uso di due diversi polimeri di alta qualità uniti in un unico supporto. Il risultato è un sostegno con un braccio rigido e un artiglio più morbido. Il braccio rigido assicura una precisione di posizionamento del sensore nella bocca del paziente. L'artiglio morbido consente di regolare precisamente la tensione, riducendo il rischio di strappare il sensore. L'anello con i codici colorati scatta facilmente in posizione e può scorrere lungo il braccio del sostegno. In tutta questa dimostrazione verrà utilizzato il Troll Bag, un rivestimento senza lattice del sensore. È estremamente morbido e sottile, molto flessibile e non ha spigoli vivi. Per le radiografie orizzontali si utilizza il Troll Bite Chimera rosso. Far scivolare il sensore fino in fondo, spingendolo comodamente verso l'estremità della Troll Bag. Quindi tirare il sacchetto indietro lungo il cavo. L'artiglio è molto flessibile e si può regolare per un perfetto contatto. Spingere il sensore fino al centro per la posizione radiografica. Avvolgere il cavo lungo il braccio del supporto. L'anello di mira ha i codici colorati. Il punto rosso è per la posizione radiografia. Farlo scorrere fino a quando non scatta in posizione. È possibile muovere l'anello lungo il braccio. Si consiglia di spostarlo il più vicino possibile al sensore. A questo punto siete pronti per prendere le immagini radiografiche. Entrare con un angolo di 45 gradi nel lato linguale, girare e spingere al centro. Dire al paziente di serrare delicatamente. Allineare il cono con l'anello di mira e fare i raggi X. Spostarsi in avanti alla posizione premolare e dire al paziente di serrare delicatamente. Allineare il cono con l'anello di mira e fare i raggi X. Capovolgere il supporto per l'altro lato e seguire la stessa procedura. Entrare con un angolo di 45 gradi, ruotare, spingere e chiudere. Posizionare il cono e prendere l'immagine. Far scorrere in avanti nella posizione di premolare, chiudere e catturare l'immagine. Ora avete tutte e quattro le posizioni senza alcun cambiamento nella configurazione del supporto. Per il posteriore della PA utilizzate il Trollbite Chimera giallo. Premere il sensore fino a metà dell'artiglio. In questo modo si utilizza l'intera area dell'immagine del sensore. Tenere il cavo lungo il braccio del supporto. Sull'anello i puntini gialli indicano le posizioni sia superiore che inferiore per il posteriore della PA. Fissare in posizione e si è pronti a prendere il mascellare PA. Entrare con un angolo di 45 gradi sul lato linguale, posizionare, girare, centrare, dire al paziente di serrare delicatamente. Posizionare il cono sull'anello di puntamento e prendere i raggi X. Per il lato opposto, in basso a sinistra, posizionare il cono e fare i raggi X. Con questa configurazione si ottiene in alto a destra 1 e 2 e in basso a sinistra 3 e 4. Far scorrere il sensore e spostarlo sul lato opposto. Assicurarsi che il sensore sia posizionato a circa metà dell'artiglio. Cambiare l'anello sul lato opposto. Quindi è possibile fare l'alto alto e il basso basso. Si può usare questo supporto anche per radiografie orizzontali. Far scorrere il sensore al centro per la posizione radiografica e far scorrere l'anello alla fine della posizione radiografica. Poi fare le radiografie 1, 2, 3 o 4. Tutte e 12 le posizioni posteriori con un solo supporto. Per l'anteriore della PA si utilizza il Trollbite Chimera blu. Il supporto ha un piccolo perno dove scorre una parte mobile, il morso, ha una fessura nella parte anteriore. Inserire il morso nel supporto mentre il piccolo perno sostiene la parte posteriore del morso. Spingere a filo contro l'artiglio. Inserire il sensore e spingerlo a metà sull'artiglio per avere la maggior parte di zona attiva del sensore. Avvolgere il cavo lungo il braccio del supporto. Sull'anello di mira, i punti blu indicano le posizioni anteriori per entrambe le zone, sia superiori che inferiori. Posizionare e si è pronti a prendere gli incisivi centrali mascellari. Mettere il sensore il più possibile all'interno della bocca del paziente. Il morso da un supporto costante, appoggiato sul bordo incisale dei denti mascellari. Posizionare il cono e prendere l'immagine. Senza cambiare nulla, basta ruotare il supporto per ottenere la parte bassa. Posizionare il sensore con il morso appoggiato sul bordo incisale dei denti mandibolari. Allineare il cono con l'anello di mira e fare i raggi X.
Oltre a tutti i sei anteriori della PA, il supporto azzurro è usato per radiografie verticali, rimuovere il blocco del morso, prendere il sensore e spingere nella posizione centrale del supporto. Mettere l'anello nella posizione radiografica. E si è pronti a fare un'immagine verticale. Entrare a 45 gradi sul lato linguale, posizionare, girare, centrare, dire al paziente di serrare delicatamente, posizionare il cono e fare i raggi X. Con questo supporto puoi ottenere tutte e sei le immagini anteriori e tutte le radiografie verticali. Per realizzare eccellenti raggi X, rammenta: posizionare il sensore dove c'è maggior spazio, generalmente nell'area medio-palatale. La chimera Trollbite ti dà l'angolo e la posizione del sensore. Come utilizzare queste informazioni per acquisire immagini perfette sta a voi come dentisti qualificati.